Strumento dal virtuosismo brillante, lo xilofono ha fatto la sua comparsa in orchestra nella seconda metà dell'Ottocento con la danza macabra di Saint-Saëns. Dal 1950, Boulez, nel Le Marteau sans Maître e Messiaen in Des Cagnons aux Étoiles, hanno dato ulteriore impulso al suo carattere di solista ritmico e melodico. Le lamine dello xilofono sono molto strette, perciò il percussionista si esercita a suonare senza guardarle. La tessitura dello xilofono è di 3 ottave e mezzo. Lo xilofonista può produrre diversi effetti. Trilli. Tremoli. Accordi. Nati in Asia, i grandi gong Kenpul, dal suono profondo e maestoso, forniscono la struttura delle composizioni dei gamelan indonesiani, mentre i piccoli gong ascendenti dell'opera cinese sottolineano la recitazione degli attori. Certi gong vengono poggiati di piatto su dei risuonatori di bambù e organizzati in veri e propri carillon capaci di eseguire delle melodie. I compositori occidentali se ne servono a volte nell'orchestra, ma più spesso nelle composizioni per complessi di percussioni. Il percussionista percuote il gong al centro con una mazza. Oppure può percuoterlo sul bordo ottenendo sonorità diverse. Discende dal sistro
ed è costruito sul modello di un tamburo. Ma l'aggiunta dei sonagli, che mascherano il timbro della pelle battuta, lo fanno assimilare alle percussioni in metallo. Di solito viene usato nei brani vivaci e ben ritmati. Si può scuotere. Si può percuotere. Si può strofinare con il pollice. Fin dalla notte dei tempi, i piatti sono sinonimo di esplosione di suono nella musica cerimoniale, militaresca e perfino in quella religiosa. Tutto questo vale ancora oggi, quando nell'orchestra sinfonica risuona lo splendore del colpo di piatti o quando nel jazz esplode la festa dei piatti sospesi. Ma è stato solo con la musica del Novecento che hanno potuto finalmente svelare per intero il loro carattere misterioso e poetico. È possibile batterli e lasciarli vibrare. Batterli e smorzarne il suono. E strofinarli. Estremamente rudimentale, il triangolo risale probabilmente all'età del ferro, quando forse, prima di diventare uno strumento musicale vero e proprio, era solo un oggetto sonoro. Il suo timbro, brillante e pungente, lo fa udire in ogni circostanza e spinge verso l'acuto il timbro dell'orchestra. I ritmi si ottengono colpendolo all'esterno. I trilli si ottengono percuotendolo all'interno.